Sindaco, via Cava, manca una settimana, una grande festa. Le chiedo innanzitutto se è emozionato, perché dopo quello che ha passato, insomma. Molta emozione, sono appena passato su una strada che è quasi finita di essere asfaltata, perciò veramente un grandissimo lavoro. Ringrazio la Regione, la città metropolitana, con l'ingegnere Sedina Bertioli, che hanno fatto veramente, hanno messo il cuore come me per poter portare Portofino ricollegato col mondo. Siamo molto contenti veramente, perché è stato fatto un lavoro eccezionale in tempi record. Portofino ritorna a vivere, Portofino sarà ancora più bello di prima, splenderà in tutto il mondo e aspetta i turisti, che non sono neppure mancati nel periodo di grande emergenza dell'inverno. Grazie alla passerella pedonale, Portofino a gennaio, febbraio e Natale, ricordo che abbiamo vissuto grandi eventi, grandi bellissime giornate con grandi, tanta quantità di turismo, perciò siamo orgogliosi anche di come è stata gestita da parte del comune, della città metropolitana e della regione lo stato di emergenza, perché ripeto, siamo rimasti isolati dalla mattina del 29 e del 30 di ottobre fino all'8 di dicembre. È stato un isolamento molto pesante, l'unica via di accesso era quella strada forestale che siamo riusciti a realizzare sul monte da Portofino che va al Culm. Poi, grazie alla prima posa della passerella pedonale realizzata dalla edile Vita di Treviso, siamo riusciti veramente ad avere un primo avvicinamento col mondo. Questo l'8 di dicembre, l'accensione dell'albero, abbiamo festeggiato un bellissimo Natale grazie a questa passerella, abbiamo fatto la festa di Capodanno, perciò ci siamo subito ritornati a vivere su Portofino. Che la mia grande preoccupazione, devo dirvelo adesso, subito dopo i giorni della grande emergenza, cui uno non riusciva neanche più di tanto a realizzare bene quello che era successo, c'era da fare tanto lavoro, impegno da parte di tutti. La mia preoccupazione principale era quella di vedere un paese che poteva diventare deserto. Non è successo quello, grazie all'aiuto di città metropolitana e di Regione. Portofino ha continuato a vivere nell'inverno e ora è pronto a risplendere agli occhi del mondo, come è più bello di prima, da il 6, con questa grande festa che faremo nella piazzetta di Portofino partendo da settimana. C'è stata qualche polemica sui social, perché la velocità dei lavori su Portofino si contrappongono invece rallentamenti su altre opere, è stato citato Ponte Morandi e non solo. Ecco, secondo lei quanto ha influito l'immagine, il jet set di Portofino sulla velocità dei lavori? Io credo che a Portofino siano stati bravi tutti a non fare polemiche e lavorare. Anzi, io spero in questo. La Liguria è stata massacrata da eventi catastrofici, tipo la tragedia di Ponte Morandi, è stata una cosa gravissima. Da noi è stata una cosa altrettanto grave, senza vittime, grazie anche all'allerta meteo che è stata derivata dalla Protezione Civile, grazie anche a un'ordinanza di chiusura della strada che abbiamo fatto col sindaco della Donna di Santa Maria. Io spero in questo. Questa esperienza deve essere un segnale forte e chiaro che arriva da Portofino, dalla Liguria, dalla regione Liguria, a tutti i cantieri che ci sono in corso, a tutta l'Italia, che se non si fa polemica, che se si lavora e che ognuno, perché in Italia abbiamo le capacità per poter fare i lavori in tempi rapidi e fatti bene. Non bisogna assolutamente nei lavori fare polemica, bisogna lavorare e cercare di dare un segnale, come credo che abbiamo fatto su Portofino, che se si vuole i tempi sono rapidi, veloci e i lavori vengono fatti bene. Perciò Portofino è un paese famoso, ma si è vissuto e si è lavorato con le leggi italiane. L'unica cosa che dico è che tutti abbiamo messo, credo, oltre al lavoro, un qualcosa. Io ci ho messo il cuore, la passione e le ditte che abbiamo trovato hanno fatto la verità. Perciò li ringrazio ancora adesso di cuore, perché gli artefici di questo miracolo, come si può dire in Italia, che secondo me dovrebbe essere la normalità, come ripeto, siamo qua a festeggiare grazie alle ditte, grazie agli ingegneri di città metropolitana, grazie al Presidente della Regione Liguria, grazie allo Stato italiano che è stato molto vicino nel periodo di emergenza. Grazie.